Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Marco, per chi non mi conosce. Oggi vi mostrerò il funzionamento di questa sega elettrica di immersione modello PTS710A2 710 W con 4 metri di prolunga e il diametro del disco da 89 mm. Andiamo a vedere le sue caratteristiche, il suo funzionamento e poi traiamo le conclusioni. Seguitemi. Eccola qui ragazzi, la sega ad immersione elettrica della Parkside, questa qui è quella piccolina, la troviamo nella scatola e aprendola la troviamo insieme al corpo macchina che ha una dotazione, come abbiamo detto, una prolunga di 4 metri, comodissima come tutti gli attrezzi Parkside, e troviamo l'accessorio insieme che serve per l'eliminazione dei trucioli durante il funzionamento, che va poi collegata sia alla macchina che all'aspirapolvere. È fatto in gomma, ha dei comodi innesti tipo questo qui. Poi andremo a vedere come si installa. È la prima volta che è per me, quindi sono curioso di provarla insieme a voi. Oltre a questa, abbiamo la battuta parallela che ci permette di effettuare tagli dritti. Infatti, a proposito, l'ho presa perché molte volte mi ritrovo a fare dei lavori di pavimentazione, rivestimenti, e tagliando con la macchinetta. Possiamo, comunque abbiamo una battuta, uno squadro, però quando dobbiamo effettuare magari tagli piccolini con il flex oppure con la smerigliatrice angolare, come la vogliamo chiamare, dobbiamo inserire noi una guida parallela. Questo potrebbe essere molto comodo, infatti, essendo anche molto piccolina e maneggevole, volevo provarla. Allora, ragazzi, questi qui sono i tre dischi che escono in dotazione insieme al disco che è già montato sul corpo macchina. Questo che è montato sul corpo macchina è lo Z8930, che serve per tagliare legno e plastica, mentre questi due Z8960, vi faccio vedere meglio, Z8960 e Z8980 servono per il taglio di metallo dolce e legno dolce. Questo qui invece chiaramente è il disco diamantato che serve per il taglio del legno e delle piastrelle. Allora, andiamo invece adesso a presentare la sega di immersione piccolina elettrica. E ha una potenza di 710 watt nominale, dei giri a vuoto del motore di 5500, la filettatura della frangia è M6 e andiamo quindi a presentare le sue caratteristiche, vediamo com'è composta. Allora, di dimensioni è 35 cm, calcolando anche la piastra, quindi non è proprio grande, ma comunque ha un peso notevole perché comunque ha il motore, la piastra di base e l'impugnatura, però non è un problema perché abbiamo questa comodissima impugnatura che ci permette di effettuare il mantenimento della macchina in assoluta stabilità. Quindi passiamo al funzionamento della macchina. Questa qui è la piastra di base che ci permette di scorrere lungo il piano, lungo l'asse che dobbiamo tagliare in base al pezzo che dobbiamo tagliare. Questo qui è la regolazione della profondità del disco durante il taglio, quindi la regolazione della piastra di base che fino a quando non viene premuto attraverso questo tastino che sblocca l'interruttore on off, quindi diciamo è un consenso per premere l'interruttore on off. Una volta premuto questo consenso, la piastra di base, eccola qui, in base a quando andiamo a regolare sulla scala metrica che troviamo qui sopra, su questa ruota, su questa calotta, possiamo regolarla fino a tal punto di scegliere la profondità da inserire durante il taglio. Ha una scala che va da 0 a 25 mm. Questa regolazione avviene attraverso lo scorrimento su questa guida di questo tastino rosso che ha una freccia che ci va a indicare i millimetri. Non mi sembra molto precisa, però adesso andiamo anche a misurare e a vedere la bontà e l'efficienza di questa misura. Quindi, se noi per esempio regoliamo, magari vogliamo tagliare una piastrella da 5 mm. Regoliamo a 5 mm, stringiamo per effettuare la scelta della profondità, dobbiamo premere. Invece, se vogliamo spostarlo, dobbiamo tirare la linguetta e impostarlo dove vogliamo. In questo caso 5 mm. Chiaramente queste prove le sto facendo senza aver collegato la spina alla corrente elettrica, perché comunque è un attrezzo adesso sto utilizzando senza guanti, molto pericoloso e quindi bisogna farci molta attenzione. Quindi 5 mm per azionare la piastra di base per far scendere il disco, premiamo, eccolo qua, vedete? Adesso con 5 mm è un po' difficile che riusciate a vedere. Facciamo una cosa, lo metterò a 25 mm, anzi 20, così
riusciamo a vedere anche la differenza. Vedete? Al momento che io lascio l'interruttore, se lascio la piastra di base, questa non va più. Quindi devo premere l'interruttore e ho il consenso per far uscire il disco e quindi per effettuare il taglio. Lo metto così, così lo vedete meglio. Sì, sono diciamo 2 cm puliti. Però se vogliamo essere sicuri, magari dobbiamo tagliare una mattonella da 5 mm, la impostiamo a 0,7, perché comunque è una scala metrica che ci permette di guardare anche il millimetro e siamo sicuri che effettuiamo il taglio senza sbavature e effettuiamo comunque un taglio più pulito. Poi qui sulla parte frontale abbiamo l'interruttore che ci permette l'accensione del laser. Eccolo qui, ve lo faccio vedere sul piano, eccolo qua, comodo perché ci permette di effettuare una visualizzazione migliore del pezzo durante il suo funzionamento del taglio. Da questa finestrella qui riusciamo a vedere, vedete c'è una tacchetta che è marcata qui sopra la piastra di base che ci permette di vedere se stiamo andando dritti oppure no. Questa qui invece è la guida parallela che vi mostro, eccola qui, anch'essa una scala metrica fino a 17 cm. È una battuta che ci permette di far andare dritta la macchina anche se non abbiamo una buona stabilità noi nell'effettuare il taglio. Quindi si porta in battuta in base a quello che si deve tagliare, tanto abbiamo comunque la scala metrica e possiamo effettuare il taglio con assoluta tranquillità. Ok, inseriamo quindi la guida parallela all'interno della macchina e per farlo dobbiamo inserirla all'interno di questa fessura. La fessura dove c'è la vite che poi la bloccherà e la fessura che riesce qui dalla piastra, eccola qui. Quindi dobbiamo passare per queste tre fessure. In questo modo qui, per averla dritta, dobbiamo leggere, ecco vedete, inserite così, e per bloccare la guida bisogna stringere questa vite che è una molla che permette di effettuare lo stringimento a nostro piacimento in base alla lunghezza del pezzo che dobbiamo tagliare. Per metterla dritta dobbiamo leggere dritta la scala metrica che abbiamo, però nulla vieta che possiamo metterla anche al contrario. La macchina in questo momento non è accesa, se vedete il laser che è acceso perché ha un interruttore con le pile a parte che si aziona da qui. E questa quindi è una cosa che non tanto mi piace, mi sarebbe piaciuto che il laser partiva insieme al motore e dovrò vedere se è possibile effettuare questa modifica in futuro, però va bene anche così perché comunque ci si può sostituire la pila e non è un problema. La pila è quella tonda da 3 volt, quindi la guida si può inserire anche in questo modo qui, nulla ci vieta che possiamo inserirla da entrambi i lati in base all'esigenza che abbiamo. L'importante è stringere questa vite qui per comunque avere un taglio dritto. Dopo sul corpo macchina è possibile verificare l'usura delle spazzole attraverso questa vite qui e questa vite qui da quest'altra parte. Basta prendere un cacciavite a taglio e controllare l'usura delle spazzole. Quindi basta svitare questa vite nera e all'interno troveremo il carboncino, eccolo qui. Possiamo sostituire e reintegrare al momento dell'usura. Ok, quindi vi faccio vedere l'ultima cosa, anzi le ultime due. Allora, questo qui è l'innesto per il tubo che poi andrà collegato all'aspirazione, quindi all'aspirapolvere adatta per la rimozione dei trucioli. Vedete che ha queste due lineette. Una e l'altra ce l'ha di qua perché ha un aggancio rapido con il tubo che esce in dotazione, che è questo qui. Infatti quelle due lineette si vanno a incastrare a queste due fessure e poi verranno girate in modo tale che non potrà sganciarsi il tubo di gomma. Quindi noi lo inseriamo facendo combaciare, vedete? Una volta arrivato a fondo si ruota ed è agganciato. L'altro capo del tubo ha una forma conica che poi andrà inserita, vi faccio vedere,
Se voi avete un aspirapolvere normale, potete agganciarlo a quello normale. Io ho il comodissimo aspirapolvere della Parkside che aziona al momento in cui faccio partire la macchina. Molto comoda questa funzione, vi farò anche una recensione poi su quello. Eccolo qui, si va a agganciare così e siamo pronti. Allora ragazzi, prima di effettuare le prove di taglio voglio farvi vedere come si sostituisce il disco, perché non è proprio una cosa scontata. Allora, per effettuare lo smontaggio del disco, quindi per rimuoverlo e cambiarlo, sostituzione, quindi bisogna tener conto di questo pulsante rosso che si trova alla parte laterale destra della macchina, pulsante lock. Questo qui non è altro che il bloccaggio dell'albero motore. Per rimuovere il disco quindi dobbiamo premerlo e attraverso la chiave a brugola che abbiamo in dotazione, questa piccolina qui, io siccome ne ho una della mia serie utilizzo questa perché è più lunga e riesco a fare più forza, soprattutto per la prima sostituzione, perché è molto duro. Allora si inserisce nella vite d'arresto e si ruota in base, vedete qui sulla flange ci sono due lucchetti, uno chiuso e uno aperto, che ci indicano la direzione per smontare e montare un disco. Per smontare il disco bisogna girare la vite di arresto in senso orario, tenendo il pulsante lock premuto in modo tale che ci blocca il disco. Quindi si effettua la rotazione, una volta sbloccato si può appoggiare anche su un piano stabile ed effettuare tutto il lavoro sul piano. In questo modo qua, quindi noi avvitando la vite la svitiamo, questo perché il disco gira nel senso opposto in modo tale che non si può svitare durante il suo esercizio. Rimossa la vite è possibile rimuovere la flangia. Per rimuovere il disco, siccome non abbiamo possibilità al momento così, dobbiamo mettere al fondo scala l'inserimento della lama, quindi in modo tale che una volta che andiamo a premere questo sblocco, il pulsante on off, chiaramente tutto senza corrente, possiamo sollevare la piastra di base, la manteniamo ferma, solleviamo il disco e inseriamo quello nuovo, apposito al lavoro che dobbiamo fare. Una volta fatto questo, reinseriamo la flangia, che deve corrispondere in base alla sua forma. La faccio vedere, tanto adesso il guanto non mi serve più, perché comunque la manovra l'ho effettuata. Vedete? Ha questa forma qui e deve essere rispettata, quindi si rimette. Ecco perché è necessario il piano stabile. Quindi si fa combaciare la flangia, eccola qui, ho trovato il punto, in modo tale che non gira più. Quando è così si può reinserire la vite, e per avvitarla in questo caso bisogna effettuare la manovra nel senso antiorario, quindi come se dovessimo svitarla, perché è una filettatura sinistra. Ok, una volta arrivato al punto che gira il disco, possiamo ripremere il pulsante lock ed effettuare il serraggio. Stringiamo bene, ci assicuriamo che il disco non faccia rumori strani, quindi proviamo un'accensione a vuoto e vediamo se la macchina va bene. In questo caso dopo possiamo effettuare il taglio. Chiaramente prima di effettuare qualsiasi taglio dobbiamo avviare la macchina, quindi farla andare a giri nominali e poi partire, perché potrebbe essere pericoloso, in quanto se noi partiamo con la macchina già appoggiata sul pezzo ci potrebbe fare un contraccolpo e potremmo farci male, perché si potrebbero rompere i pezzi oppure si potrebbe bloccare la macchina, e quindi è una situazione pericolosa. Quindi prima avviare la macchina al massimo della velocità, chiaramente già posizionata per lavorare, e poi procediamo a inserire la forza per poi effettuare il taglio. Quindi vi ho detto tutto, colleghiamola alla corrente, facciamo un taglio, facciamo una prova e poi ci salutiamo. Allora, la piastrella su cui farò la prova è questa qui. Questa è una piastrella adesso già rovinata, è uno spezzone che avevo, e effettuerò il taglio già sulla parte, cioè effettuerò il taglio sulla parte buona e poi vediamo come lo effettuerà. Quindi devo posizionare la piastrella in questo modo qui. Allora, prima di effettuare il taglio voglio vedere se il disco l'ho inserito correttamente, quindi faccio una prova di avviamento anche per vedere se funziona. Quando la macchina è alimentata si accende questo led verde qua, comodo perché ci indica che la macchina è in funzione, quindi dobbiamo stare attenti.
il disco gira abbastanza bene, quindi possiamo effettuare il taglio. Allora, questa piastrella ha lo spessore di 5 mm. Eccola qua. Quindi voglio regolare prima la profondità dell'inserimento della lama, dell'immersione della lama a 5 mm, anzi la inserisco a 6. Eccola qua. Così sono sicuro che effettuerà il taglio. Perché per effettuare il taglio utilizzerò questa guida, questa battuta parallela, e attualmente metterò la piastrella in questo modo qui. Quindi se effettuo un'immersione più di 6 mm vado a toccare il legno e non voglio rovinare il disco comunque, anche se non succede niente per una volta. Allora ragazzi, per questo tipo di piastrella, siccome è piccola, inserendo la guida mi dà un po' fastidio. E provo ad effettuare il taglio. Adesso la piastrella l'ho bloccata con la mattonella e proverò a effettuare il taglio, chiaramente collegandomi all'aspirapolvere perché fa molta polvere il taglio delle piastrelle. Vediamo se riesco ad andare dritto. Ho bloccato con il morsetto, quindi proviamo. Ragazzi, devo dire che è stato veramente un buon taglio, molto meglio del flex, perché l'impugnatura ti permette di utilizzarla anche con due mani, ma comunque se sei su un piano stabile si riesce benissimo a utilizzarla anche con una mano. In questo caso la battuta parallela non l'ho potuta mettere perché la piastrella è molto piccolina, però devo dire che questa qui è una mattonella da 2 euro a metro quadro, però il taglio l'ha effettuato in modo pulito. E come vedete qui, quello che vi dicevo, vedete queste piccole sgrugnature che c'è, un attimo che mi tolgo i guanti, mi tolgo un guanto perché la mattonella è feroce, quindi taglia molto, vedete queste piccole rimanenze. Se avessi messo questo significa perché ho messo la regolazione a 6 mm, quindi avrei dovuto mettere anche un po' di più in modo tale che avrebbe mangiato uniformemente su tutta quanta la piastrella, però comunque il taglio non è venuto male. Anzi, sicuramente incide anche il disco, la qualità del disco, perché un disco buono a quella velocità riesce a fare un capolavoro. Questo qui è un disco economico, quello uscito in dotazione, però sul commercio si trovano anche dischi di maggiore qualità. Adesso effettuiamo una prova sul legno, quindi dovrò ricambiare il disco, non vi farò vedere di nuovo come si fa perché altrimenti perdiamo troppo tempo, e poi traiamo le conclusioni. Allora, per effettuare la prova sul legno utilizzo questo pannello di truciolato, chiaramente su questi lati è pulito. Ho effettuato un segno dritto con lo squadro, adesso facciamo il pezzo e proviamo subito la sega. Ho regolato la macchina in posizione 20 mm perché lo spessore, l'altezza di questo pannello è 20 mm. Vediamo se riesce a tagliarlo bene, oppure come nel caso della piastrella dobbiamo regolare un millimetro, due millimetri in più per effettuare un taglio pulito e regolare. Quindi proviamo. No, in questo caso è bastato regolarlo a 20 mm ed è riuscito a tagliarlo. Vediamo anche in quel caso in 5 mm, 6 mm è riuscito a tagliarlo, però aveva effettuato un taglio un po' sporco. Allora, ha fatto un buon taglio, nell'ultima parte ha annerito un po' il disco, eppure il truciolato comunque è un materiale abbastanza morbido, come diceva dalle istruzioni. Verifichiamo lo squadro. Ragazzi, che devo dire, è una sega molto precisa, la guida parallela anche è abbastanza precisa per effettuare il taglio. Va a sostituire la sega circolare secondo me, perché comunque si può utilizzare anche per plastica, piastrelle, e si possono intercambiare i dischi. È più maneggevole, un po' più piccola, quindi per me è un attrezzo che vale veramente. Ragazzi, che dire, io sono rimasto soddisfatto da questa sega, non l'avevo mai utilizzata prima una sega di immersione. Ho visto la sua versatilità nel tagliare le piastrelle, il truciolato
e sicuramente anche metalli dolci riesce a tagliare benissimo, perché comunque è una buona velocità. L'unica cosa che vi consiglio è quella di sostituire i dischi in dotazione, perché vedo che sono molto economici. Io questa mattina ne ho comprati anche altri per effettuare delle prove, però credo che in commercio questi dischi da 89 mm si trovano con molta facilità, quindi per farla rendere al massimo della sua funzionalità io vi consiglio di cambiarli, di acquistarli dei nuovi più prestazionali. Per il resto non c'ho da dire niente, perché comunque è una macchina che taglia anche abbastanza bene, costa 50 euro. L'unica cosa è che si scalda parecchio durante il suo funzionamento, quindi bisogna utilizzarla con cura e sempre pulirla nel migliore dei modi attraverso un pennellino o dell'aria compressa. Che dire ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che sia presto, e vi saluto tutti, ciao!